volevo prima di entrare nel merito accompagnare questo ringraziamento con la sottolineatura di un metodo nuovo che io ho trovato molto interessante, che mi ha trovato molto interessante. Posso anche andare così se volete, mi sentite? Spero che la voce mi regga fino in fondo, ma tanto lo farò veloce. No, dicevo, volevo sottolineare anche la novità del metodo che Malaspina ci ha insegnato, il poeta di insegnamenti, di novità, eccetera. Perché quello che è stato fatto qua a Malaspina, in questa nel 17 di marzo e oggi, è un metodo un po' particolare, no? Perché ci ha, da un lato, prima, nel primo tempo, costretto a provare con mano fisicamente, no, il fatto di rimanere fermi per mezz'ora, aspettare un autobus che non è passato. Poi ci ha dato materiale su cui ragionare, perché nel pomeriggio ci hanno dato anche delle possibilità, delle opzioni di soluzioni, varco sì, varco no, la ciclabile, nel controviale, eccetera, molto concreto. E poi ha detto, bene, andate a casa, dateci una prima risposta, che noi abbiamo dato quella sera, il 7 di marzo, io sono qua stasera a riconfermare, lo dico, faccio un anticipo sul finale del mio intervento, cioè a riconfermare tutti gli impegni che mi ero preso a quell'epoca personalmente verso Malaspina, e oggi posso confermare all'interno del programma civico, del movimento civico, delle liste civiche che io stasera rappresento, rappresenterò il 25 di maggio, ed è un metodo importante perché riporta i problemi concreti delle persone all'interno dei programmi, dei partiti, delle liste civiche, senza nulla togliere alle visioni di alto livello, no, della città, che è giusto avere, no? Per citare una cosa che riguarda Malaspina, Malaspina spesso è stata sentita dai vecchi biortellesi come una ferita perché nasceva su una tangente, eccetera. Quelli sono problemi veri, sono problemi culturali, ma sono il passato. Noi oggi, se ci poniamo di amministrare questa città, Malaspina compresa, dobbiamo ragionare come se quel passato, non dimenticandolo, è passato. Dobbiamo guardare invece al futuro, anzi al presente, problemi aperti e al futuro dei problemi che vogliamo risolvere, le soluzioni che ci diamo. Quindi serve un bel metodo, è un bel metodo che sarebbe bello poter portare, aver avuto il tempo di portare in tutta la città. E per quello che ci riguarda, il fatto di aver partecipato il 17 di marzo, essere qua stasera, ha portato inevitabilmente a rappresentare Malaspina e i suoi problemi in maniera abbastanza, non compiuta, perché niente è compiuto in questo mondo, ma abbastanza puntuale e preciso all'interno del nostro programma. Perché se siamo venuti qua, non siamo venuti qua a prendere un pranzo gratis, no? Ma siamo venuti qua a imparare qualcosa anche da questo quartiere. E la lezione che abbiamo imparata si è tradotta sia in elementi puntuali del nostro programma, che riguardano la spina, poi li vediamo, sia anche in metodo di lavoro per noi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il metodo di Malaspina, no? Il metodo Malaspina, quindi mettiamo il copyright se volete, potete venderlo e esportarvelo, è un metodo di partecipazione. Ora, la partecipazione è una parola che in questi giorni tutti i candidati sindaci, naturalmente me compreso, spendiamo a destra manca, e talvolta viene vissuta quasi come, da qualcuno, come la resa della politica. Cioè, io ascolto i cittadini perché non so più che cosa fare. Ascolto i cittadini perché qualunque soluzione trovo poi sarà sbagliata. Malevolmente ascolto i cittadini perché non ho idea. Allora, l'ascolto dei cittadini e la partecipazione non è questa cosa qua. L'ascolto dei cittadini e la partecipazione è un impegno, anche formale, che chi fa il sindaco e vuol parlare di partecipazione, e io sono uno di questi, deve assumersi rispetto alla cittadinanza, dicendo: quando io sto per fare una decisione, prendere, assumere una decisione importante, non l'ordinaria amministrazione, importante, come può essere il piano di governo del territorio, che questo già lo dice la legge che ci va la partecipazione, ma cose anche più giù, piccole trasformazioni urbanistiche, decisioni sulla mobilità, interventi sui singoli quartieri, bilancio preventivo, tutte queste cose qua, un sindaco che vuol fare partecipazione, non parlare di, ma fare partecipazione, deve scrivere, impegnarsi, e questi passaggi li fa insieme alla cittadinanza, riconoscendo come interlocutore privilegiato i comitati di quartiere, come è di fatto l'Associazione Residenti di Malaspina, i comitati dei genitori e i vari comitati che spontaneamente nella città nascono, non banalmente per contestare il sindaco Tizio o il sindaco Caio, ma per dare il contributo essenziale, fondamentale, di conoscenza del territorio, dei problemi locali,
ma locali di quartiere, locali di via, locali di condominio, che inevitabilmente chi governa non ha sotto mano. Ora, questo è un impegno che va assunto per la partecipazione e noi l'abbiamo assunto in maniera anche formale. Vi invito, già da adesso e poi riprenderò, ad andare a vedere i programmi dei candidati sindaci. Al di là di quello che vi ho detto stasera, c'è poi un pezzo di carta che è scritto ed è depositato dal 25-26 di aprile e che è, quindi, l'impatto scritto e fondante del voto che vi viene chiesto il 25 di maggio. Nel mio caso vi invito ad andare a vederlo, è su internet, www.bottasinisindaco.it, è facile da ricordare, da lì lo trovate, lo potete consultare, è anche un po' multimediale, si può cercare, eccetera. Quindi divertitevi a guardarlo, perché quello è il patto sul quale io sono qua a chiedere stasera il voto, sono in giro da un mese a chiedere il voto e andrò avanti fino al 23 di maggio a mezzanotte, perché oggi non si trova. Il punto di partenza di stasera, parlando adesso di Malaspina, è che io ho fatto parte della precedente amministrazione per 2 anni dei 7 anni per cui Concas ha governato questa città e tra l'altro come assessore mi sono trovato incaricato per un certo periodo a organizzare gli incontri con i comitati di quartiere e anche con il comitato di quartiere sezione residenti di Malaspina di Malaspina. Che cosa ho dedotto da quell'esperienza? Voglio dire molto chiaramente, no? Perché le discontinuità si fanno anche riconoscendo gli errori del passato e quindi è giusto fare anche questi passaggi, farli tutti i passaggi. Allora, io ho imparato una cosa, che a Malaspina, come in altri quartieri, avevamo di fronte un interlocutore capace. Non lo dico per fare per piaggeria di presenti, dico perché? Perché uno che organizza banalmente un evento come questo, il 27 di marzo e gli incontri precedenti, è un interlocutore capace di quelli che un amministratore intelligente cerca col lanternino, perché gli porta ricchezza, gli porta idee, gli porta un contributo positivo, non banalmente la rabbia, insomma. Ecco, io ho notato che la fatica che ha fatto l'amministrazione ad ascoltare, non tanto ad ascoltare, ma a recepire queste istanze, è stata da un lato probabilmente soggettiva, cioè dovuta anche a incapacità personali di questo assessore, di un altro assessore, dell'assessore che parla di un argomento specifico, magari anche del sindaco, dall'altro difficoltà oggettive. Oggettive sono state anche sul tema dei trasporti. Però la cosa che mi è spiaciuta di più è stato il fatto che a un certo punto l'amministrazione comunale è diventata non il partner che sosteneva a fianco dell'associazione per aiutare a rivendicare le cose che l'amministrazione non poteva dare da sé, come ad esempio il trasporto pubblico, ma è stato vissuto come un ulteriore interlocutore, un interlocutore non nemico, ma un altro a cui bisogna rendere conto, un altro con cui confrontarsi, un altro da convincere. E questo è stato il grande difetto, secondo me, che noi abbiamo fatto, io mi prendo per la mia parte come ex amministratore, no? Poi quando due litigano si capiscono, no, marito e moglie, un po' la colpa, che se è colpa del marito, ma della moglie, però magari la moglie ci mette anche lei un pochino, non ci siamo capiti. Ora, il punto di partenza è che se non ripartiamo a pensare invece che l'amministrazione è partner di questo quartiere, come di altri quartieri, tutto quello che viene dopo, come dire, non serve. E allora la scommessa veramente che vorrei fare questa sera con voi, il patto che vorrei fare con voi, è questo, che noi siamo partner di questo quartiere, come siamo parte di tutti gli altri quartieri, e non vogliamo mai più essere, come dire, il vostro, non interlocutore, ma il vostro sfidante. Noi non vogliamo più sfidare questo quartiere, ma vogliamo essere a fianco, non davanti, non dietro a questo quartiere. E questo è il punto di partenza fondamentale. Andiamo un pochino nel merito adesso. Andiamo nel merito. Parliamo di programma. Cos'è un po'? 6 minuti. Appena? Allora, il programma, la faccio molto svelta. Il nostro programma è basato su un'idea semplicissima, si racconta in 40 secondi. Noi pensiamo che Pioltello sia una città bella, una città che può essere valorizzata, una città bella, lo si vede, questo è il punto più bello di Pioltello, lo dico con molta tranquillità. No? Da qui si scende in bellezza, tra virgolette, ma Pioltello è bella dappertutto e ha due valori importanti, le persone che ci abitano e il suo territorio. Le persone che ci abitano vuol dire che il nostro programma si investe in formazione delle persone, non solo dei bambini ma anche degli adulti, e si investe nell'associazionismo per avere partecipazione. E questi sono i due fondamentali sulle persone. Sul territorio, due cose banali, la natura non nel senso di uccellini, di erroni, certo ci sono anche questi, ma natura nel senso di difesa del territorio, verde, eccetera, eccetera, ma anche la capacità di portare a Pioltello attrattività per quello che riguarda imprese, commercio, lavoro
e possibilmente a ricchezza, che risparmi il territorio, ma che ci porti lavoro e capacità innovativa. Questo è il nostro programma. Scendiamo a Malaspina. Ora, io potrei dire con una frase quello che voglio fare per Malaspina, perché c'era il 7 di marzo, io ho preso una serie di impegni e sono quelli che vi ho consegnato per iscritto il 17 di marzo. Li confermo tutti. Se li vogliamo vedere rapidamente, vi dirò che li trovate tutti iscritti nel programma, esattamente. Tutti gli impegni che abbiamo preso il 17 di marzo sono diventati tutti obiettivi di programma. Obiettivo vuol dire, è una cosa ben precisa per noi, vuol dire non una promessa, vuol dire un obiettivo, vuol dire che abbiamo scritto uno scopo, abbiamo scritto come intendiamo raggiungerlo e se saremo eletti il giorno dopo prendiamo questi obiettivi, che sono 140 per capire la complessità della questione, li traduciamo in piani nei 5 anni, risorse e uno strumento importantissimo che in mano a voi cittadini, strumento di verificare a che punto siamo arrivati rispetto agli obiettivi che ci siamo dati. Notare che ci tirate la giacchetta al primo anno, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto, Bottasini non stai facendo quello che hai, sei andato troppo piano o hai cambiato idea. Noi vogliamo questo strumento, perché questo è nel merito di Malaspina, dovrò ripetere cose già dette naturalmente, no? Il problema del collegamento Malaspina-San Felice, quello è chiaro che noi abbiamo lasciato aperto nel programma entrambe le possibilità, il varco, che per quello che mi riguarda è la soluzione migliore, perché una ciclabile che di sera, la ciclabile esterna, diventerà difficile da percorrere perché è una zona periferica. Allora, che vi sia importante di quel ragionamento è che Malaspina ha bisogno di San Felice per la serie di servizi, ma San Felice ha bisogno di Malaspina per mantenere i vivi servizi che oggi ha. Sto detto questo concetto, ma è importante. Malaspina da offrire la Bezzozza a San Felice. Quindi attenzione a non essere fuori dal campanello a chiedere l'elemosina, non è questa la situazione. Sulla due minuti, perfetto. A questo aggiungiamo l'idea dell'asilo nido. L'asilo nido sappiamo che è un problema aprire nuovi asili nido, ma abbiamo una struttura che da poco diventerà comunale, pubblica, che è l'ex ufficio vendite, che possiamo pensare di mettere a disposizione per insediarvi un asilo nido privato. E potremmo metterla e quindi facilitare l'insediamento di un asilo nido qua a Malaspina. Per il trasporto, abbiamo detto già tutto, noi speriamo, confidiamo che con la città metropolitana si risolva il problema della molteplicità degli interlocutori e quindi riuscire a ottenere quello che è un diritto di Malaspina, cioè di avere dei servizi che lo colleghino alla città. Sicurezza e Bezzozza, facciamola velocemente. Noi pensiamo che il primo presidio della Bezzozza sia l'insediamento del bar, prima ancora della vecchia cascina, eccetera, eccetera. Perché se cominciamo ad avere un'attività che sta in piedi economicamente lì e il bando va compensato in quel modo, no? Noi avremo un presidio continuo su quell'area. Videosorveglianza. Noi abbiamo portato avanti l'accordo con 3M per condividere l'immagine, la videosorveglianza di 3M con la polizia locale. Stesso ragionamento si può fare con il compressore di Malaspina e in ogni caso in bilancio ne metteremo ogni anno una quota per avere nuove telecamere di videosorveglianza sul territorio, in modo da coprire adeguatamente e correttamente Bezzozza, che non deve essere vista come un rischio per Malaspina, ma come una grandissima opportunità. Commerciale, qui chiudo. Avete un'area commerciale che è morta, è vero che non ci sono i volumi per farla nascere, è vero che noi nel programma abbiamo scritto, questo è un problema che riguarda tutto il territorio di Ortello, noi vogliamo che l'amministrazione che è depositaria di tutto il know-how relativo alla capannoni sfitti, negozi sfitti, attività commerciali e imprese esistenti, servizi di corredo a queste attività, wifi, prebemi, eccetera, eccetera, si faccia promotore attivo di una politica di marketing territoriale vero, che per far conoscere e attrarre gli investitori a Pioltello e in particolare anche a Malaspina. Vi chiedo scusa per la fretta, ma il tempo è tiranno e vi ringrazio.